Permesso. E facciamo. Permesso. Buonasera, il secondo. Il secondo esperto. Sì. Buonasera. È in ritardo. E mi scusi, non mi hanno fatto entrare nello studio con la macchina? E con la macchina si può entrare? L'ho riportata a casa, sono venuto a piedi. Vabbè. È andato e tornato con... Sì. Senta, allora... Dimmi. È simile a Pozzetto. È simile a Pozzetto. Me lo dicono in tanti. Da qua a qua sono uguale a lui. Anche sta zona qua, tutta sta zona qua è uguale. Va bene. Lei allora si chiama, c'ho la scheda, Dino, nome sì. Dino, cognome Conta... Sì. Nato tra Panarea e Catanzaro. Sì, sulla nave, sulla nave. Sulla nave. Sulla nave. Sì. Sulla nave. Sulla nave. Professione allevatore. Sì. Lei che cosa alleva? La mucca. C'ha tante mucche. No, una mucca, una mucca. Una sola mucca. Sì, una sola mucca. Quindi vive in campagna? No, l'allevo nel centro di Milano, una mucca. E... In periferia? No, nel centro di Milano. Sa dove hanno fatto quel nuovo grattacielo, quello il bosco sì. verticale, che ha preso un sacco di premi? Al 25° piano ho fatto un prato e allevo una mucca. Complimenti per il programma. Così. A che piano sta? 25°. Ma scusi, ma come ha fatto a portare la mucca al 25°? L'ho portato su un vitello. Ah, piccolo. Con la borsa. Poi l'ho svezzato, ci ho messo con due o tre mesi, quando ho incominciato a mangiare l'erba ho smesso. E... Quindi questo è cresciuto? Sì, è cresciuto. Fa il latte? Sì, lo vendo a quelli del condominio. Ah. E quanto... Purtroppo lei ride, ma è così. E quanto costa? Quanto costa? Eh beh, più o meno al litro costa come lo champagne. Latte. 25° piano. Il latte è fatto all'aria aperta. Cosa. Senti, per quanto riguarda i bisogni? Beh, al mattino bevo il caffè, poi... No, non lei, non i suoi... La mucca. Ah, nel prato. Quale prato? Eh beh, è prato 25° piano. Complimenti per il programma. E serve al prato, no? L'età. Quindi lei ha studiato sì. muccologia, diciamo, no? Sì, studiato, insomma, sono un grande appassionato di mucca. Ecco. Lei non sa cosa ho speso io per le mucche. Le ha speso un sacco di soldi per le mucche. Peccato, quasi mi rovino. Guarda. Allora, visto che lei è un muccologo, un esperto in mucche, adesso io le chiediamo, sì. Vediamo se è veramente, la mucca è? Beh, intanto è un animale domestico, mammifero. Sì. È tutta coperta di cuoio, sì. Pellame, sì, ha sei lati. Ah. Quanti lati ha? Sei. Sei lati, eh? Sinistro, destro, sopra, sotto, davanti e di dietro. Allora, davanti? Davanti c'è la testa, perché quanti così c'è? Possono crescere le corna. E poi c'è la bocca con due belle labbra, c'è due belle labbra per le gonfie. Operate. No, normale. No, per carità, è naturale così. Ho capito. E di dietro? Il lato B? Dietro... Che c'hai? Il lato B? Ah no, c'è la coda. Schermo. C'è la coda in cima un ciuffetto col quale scaccia le mosche perché non cadano nel latte, ecco. E cosa c'è sotto la coda? Sotto la coda c'è il PIL. Ah, prodotto interno lordo. Ma sotto cosa c'è? Sotto pende il latte. Il latte viene sempre giù, come questo avviene non lo sappiamo. Quindi è la forza di gravidanza. Sì, sarà quello, sì. E l'uomo della mucca? L'uomo della mucca è il toro. Sembra proprio una mucca, solo non gli pende il latte di sotto. Ah, no, va bene. Perciò il toro non è mammifero. Morale della favola? Morale della favola, a un certo momento la mucca è diventata adulta, io me ne vado in vacanza, arriva il macellaio, un suo amico. Amico di Cannavacciuolo. Amico di Cannavacciuolo, scrivo. Io vado a fare le vacanze e poi ritorno con un vitellino nella borsa, lo porto su e una ruota che gira. Il nostro esperto, sì. Il signor Dino Conta. Che meraviglia.